la politica in realtà era la nostra vita, la politica era vita allora, è con l'accento sopra, mentre ci sono voluti poi parecchi anni per imparare invece quello che le donne, e qui conta la differenza di genere, la cultura, e quello che Alberta, in quanto donna, invece aveva imparato molto prima di me e di altri, e cioè che deve esserci un sano e giusto rapporto tra la politica e la vita, e senza l'accento, perché oltre la politica c'è tutto un mondo, c'è tutta una vita che non si lasciano rinchiudere soltanto dentro il campo della politica. Sono davvero molto lieto di essere qui e di riflettere su questo bel libro di Alberta di Simona. È stato già detto, non ci torno sopra, ma bel libro per diverse ragioni. In primo luogo perché è un ritorno alle radici, e le radici sono molto importanti. Qualcuno nella politica italiana negli ultimi anni ha pensato che si potesse fare almeno delle radici, ma sulle radici si può innestare, si può cambiare, ma se le radici si recidono, bisogna sapere che dal nulla nasce il nulla. È dalla storia che può nascere l'innovazione e il cambiamento. Ma le radici sono fondamentali. E il libro di Alberta è un bel libro innanzitutto per questo valorizzare le radici, perché ci ricorda anni oggi impensabili, non solo a Solofra, città industriale da sempre, ma impensabili nella sua contempla, in Alta Irpinia, perché nell'infanzia di Alberta c'era ancora la povertà, parola che oggi è difficile usare in tanta parte del Mezzogiorno, ed è difficile usare anche in provincia di Avellino. Parlo del senso vero della parola povertà. Noi ci siamo incrociati dopo, Alberta si avvicinò al partito poi quando io ritornai a Napoli, e poi abbiamo avuto tante occasioni di incontro, e conosco bene questa storia, il circolo di nascita, l'esperienza giovanile, e io tante volte che ho cercato di dialogare, appena giunto ad Avellino mi guardai attorno e il problema che mi posi, da dove si comincia? E naturalmente mi fu chiaro che bisognava incominciare dai luoghi giovanili, e bisognava incominciare dai luoghi del conflitto, dai luoghi dei conflitti giovanili, e dei conflitti giovanili verso la DC e verso il PC, perché è solo nel conflitto che la politica vive, in un paese nel quale spesso invece l'assenza di conflitto, in un paese nel quale ci siamo abituati male, perché in un paese davvero moderno ci si divide, c'è il conflitto su questioni programmatiche e politiche, e poi ci si unisce su grandi questioni costituzionali e istituzionali. In Italia per decenni interi abbiamo fatto esattamente l'inverso, l'opposto. Ci siamo divisi sulle grandi questioni istituzionali e costituzionali, e abbiamo fatto consociativismo e marmellata sulle questioni programmatiche e politiche, sulle quali spesso deve essere distinti e diversi.